rigore. Rigore clamoroso per Lampi non visto dall'arbitro. Con Mister Caorsi, ai punti ha vinto Lampi, ma il risultato finale 0-0 si può dire che ha vinto il caldo. Sì, senza dubbio, c'era un gran caldo, direi che il risultato è stato più che condizionato dal caldo e anche la prestazione dei ragazzi che hanno dato tutto. Entrambe le squadre non si sono risparmiate, ma con questo caldo sinceramente non si può giocare. Facevo fatica a stare io fermo dalla panchina. Oltretutto il tempo ci prende in giro, perché adesso si è messa a piovere, magari avrebbe fatto piacere durante la partita. Si è messa a piovere ora che facciamo l'intervista, sarebbe stato meglio prima, ma pazienza, dai. Allora, di quello che state preparando vorrei sapere a che punto siete, cosa hai visto di positivo, cosa ti è piaciuto di meno, un punto della situazione, insomma. Allora, sono due settimane che lavoriamo, tutti i giorni, abbiamo lavorato intensamente, sono soddisfatto di quanto hanno fatto i ragazzi durante gli allenamenti, dell'impegno, della voglia e della presenza. Finora abbiamo lavorato principalmente sulla fase di non possesso e direi che oggi ci siamo mossi abbastanza bene. Pian pianino lavoreremo su tutto il resto, un mattoncino alla volta, e vedremo di arrivare pronti per inizio campionato. Magari facendo la seconda partita di Coppa serale, magari. Quello sarebbe quantomeno carino. Sarebbe okay. Piacevole, dai. I nuovi innesti, cosa mi racconti? I nuovi innesti ne abbiamo veramente tanti, oggi ne mancavano parecchi per situazioni varie e direi che si sono ben comportati, così come il gruppo vecchio, quindi stiamo procedendo anche in questo, nell'amalgama. Ci vuole un pochino di tempo per trovare le giuste alchimie, però mi sembra un buon gruppo, per ora sono soddisfatto, dai. Bene, mi fa piacere che non recrimini sul clamoroso rigore negli ultimi secondi del primo tempo col fallo di mano in barriera. C'era 30 gradi anche per l'arbitro. Si è visto che li accusava tutti. Quindi direi che bisogna scusare anche l'arbitro, perché con questo caldo forse è difficile vedere tutto quello che succede in campo. E poi se ci si mangia i gol come il tuo numero 3 porta vuota su un bel velo su corner, caspita, è dura fare i tre punti. Vabbè, abbiamo avuto in realtà anche altre occasioni, perché anche nel primo tempo me ne ricordo un paio. Mi ricordo una gran bella parata del loro portiere, in realtà su un episodio strano, però mi sembra di ricordare il primo tempo un uomo nostro davanti al portiere solo. Nella ripresa tre o quattro azioni concluse male nell'ultimo quarto di campo, però dai, se abbiamo creato... Sembra che ne aveste più voi che il Bargaglia alla fine, perché le occasioni sono fioccate verso la fine. Sì, però io direi che anche nel primo tempo qualche occasione l'abbiamo avuta. Secondo me il Bargaglia comunque hanno fatto una buona partita, anche loro condizionati dal caldo, anzi... A inizio secondo tempo direi che per 10-15 minuti ci hanno pressato molto alto e abbiamo proprio fatica a trovare le distanze, a prendere le misure. Però, via. Dai, allora alla prossima e in bocca al lupo per il proseguo dei lavori in corso. E alla prossima e crepi il lupo.